Presidente Marsiglio, sulla Via Verde dei Trabocchi, un'anteprima del prologo del Giro d'Italia. Beh, non esageriamo, non mi posso assolutamente paragonare. Stiamo facendo un sopralluogo per capire le condizioni della pista, che mi sembra in ottime condizioni tutta la superficie della pista. Stiamo cercando di capire quali sono i punti anche di criticità, di pericolosità per il pubblico, perché poi insieme alla prefettura e alla questura dobbiamo completare un piano di sicurezza, di accesso, che però deve garantire l'accesso di tanta gente. Noi vogliamo che sia una grande festa, sappiamo che il pubblico del ciclismo è un pubblico civile, ordinato, gioioso, quindi non metterà in pericolo i ciclisti, però siamo qui con le amministrazioni comunali e provinciali e con gli organizzatori, insieme all'assessore da Mario, al dipartimento, al direttore generale. Insomma, abbiamo fatto una squadra che sta verificando le condizioni di questo tracciato, di questo percorso, per garantire la migliore riuscita possibile di questa grande partenza del Giro d'Italia, che darà all'Abruzzo una grande visibilità e grande prestigio nazionale e internazionale.